Senza fine tu trascini la nostra vita. Sento, sento, allora in studio si sente sta canzone che ci rintroduce, che è bellissima, e poi si sente questo profumo di questo risotto che il cuoco sta facendo. Michè, tu devi sapere, signore, dovete sapere che io ho una passione per... non so vedere. Per il cibo, specialmente per il nostro, siamo qui in Puglia. Non si vede, non per si la vede. Nostra cosa che stanno facendo il risotto con le rape, esatto. Che è una tipica, la rapa, una cosa insomma, anche un po' verdura di stagione. Verdura di stagione. Io quello che non sopporto è quelli che riescono a dimagrire che stanno al nord. Che è facile dimagrire al nord, perché al nord magari ecco un risottino all'osso buco, già il nome l'osso buco, ma noi da qui al sud come si fa a dimagrire? Solo se vai in Sicilia e scendi dall'aereo, già hai messo 3 kg fra cannoli, ricotta e tutto. E immaginate che una volta ho voluto passare il Natale al nord ai miei parenti e là mi sono rovinato. Un attimo, avete visto? È apparso un microfono? Parlando di cannoli. Sono stato male a passare il Natale a casa dei miei parenti al nord. Mio zio mi invitò e disse: vabbè, passa il Natale da noi. Nosso buco e due patatine. Il 24 dicembre a tavola mio zio si alzò e disse: Ciro, hai visto che abbiamo mangiato? Dissi: zio, guarda, proprio le due patate esagerate. Dissi: zio, ma tu hai capito che giù da noi al sud, da Firenze in poi, mano a mano più si scende più aumenta. Il 24 dicembre le nostre mamme alle 15, alle 3 del pomeriggio iniziano a friggere tutto ciò che si muove nel loro raggio visivo. Un anno non trovavo più mio nipote, stava nella busta della farina che si muoveva. A Natale noi stiamo a tavola e il 24 dicembre, dopo essere state ore e ore e ore, ore a tavola, ci guardiamo tutti negli occhi e diciamo: abbiamo mangiato stasera, ma da dopo Natale. A proposito, ma Gesù bambino l'abbiamo messo o ce l'hanno mangiato? No, ma da dopo Natale, 31 dicembre di nuovo a tavola, con la testa nei piatti a mangiare vongole, spaghetti, scampi, tutti altri. No, ma da dopo la Befana, giuro che da dopo la Befana, solo due zeppole di San Giuseppe, tanto c'è la marena sopra e frutta. Due chiacchiere a forno, tanto soffi, tanto a forno, per le nostre mamme l'importante è che a forno non fa ingrassare, puoi mettere anche una balena imbottita, ma è al forno, non fa male. Ma da dopo la Befana, anzi, mia moglie si alzò una volta, mi guardò e dice: da dopo la Befana, anzi, alla Befana, la calza non me la fare proprio, solo le cose di dentro. Ma da dopo la Befana, ti ritrovi che arrivano pastiere, uova di Pasqua, colombe, casatiello, le guardie, dice: ormai l'anno si è rotto, se ne parla dopo l'estate di nuovo. E così si va avanti. E vieni, Ciro, vieni da questa parte. Grazie, grande ragazzi. Ciro, noi andiamo avanti con l'oroscopo, ecco. C'è Mirella Stazzi, naturalmente. Di che segno sei? Io sono Sagittario. Il Sagittario, un buon gustaio, quindi abbiamo parlato proprio di, ovviamente, cibo, perché il Sagittario in questo momento è famelico di novità. Ci sono delle novità importanti che stanno giungendo nel vostro quadro astrale. Intanto Giove, tra una manciata di settimane, sarà nel vostro segno e porterà comunque una grande espansione nella vostra vita. Tutto quello che, per cui avete lavorato nell'ultimo periodo, finalmente troverà soddisfazione o comunque potrà essere in maniera creativa portata avanti. Oggi è importante prestare maggiore attenzione alle cose che arrivano da lontano. Questo perché questa luna nel segno del Toro porta novità importanti per tutti coloro che stanno aspettando conferme, sia da un punto di vista lavorativo, sia magari anche nei sentimenti, perché il Sagittario lo immaginiamo sempre come l'ottimista dello zodiaco, lo è, ma ultimamente questo ottimismo un pochino ha vacillato, ha traballato, vedo che ride. Quindi... No, perché voi siete sempre l'ottimista, poi tutti quanti fanno: ma hai visto? Esatto, adesso l'importante è seguire le proprie inclinazioni e soprattutto anche in amore avere un pochino più le idee ferme, perché ci sono sicuramente tra questo weekend, quindi tra sabato e domenica, alcune opposizioni, la luna in gemelli, siete particolarmente stanchi o ci sono questioni a livello economico che vanno riviste anche con
il partner, magari per un progetto in comune che state seguendo. Bene, soddisfatto? Sì, specialmente se fate partner economico, non lo so, però sì, sono soddisfatto, anzi devo dire la verità, ha centrato proprio il periodo, il momento, l'ottimismo, tutto. Mirella è precisa. Sì, ma ha centrato proprio, di solito quando sento gli oroscopi dico vabbè, mo voglio vedere, sento, cioè... Stavolta è stata proprio... Grazie. Bene. Grazie a te. Andiamo avanti adesso con i gemelli. Gli amici dei gemelli, è sfolgorante questo periodo, ve ne siete accorti, novità da un punto di vista lavorativo, anche tanta stanchezza, perché il gemelli quando porta avanti delle occasioni poi si stanca, chiaramente. Marte è ancora nel segno dell'acquario, novità importanti a livello proprio di famiglia. Luna nel segno in questo weekend, quindi pronti ad affrontare alcune questioni che stavate rimandando, o comunque c'è possibilità, soprattutto per i giovani del segno dei gemelli, di fare esperienze lavorative che saranno poi in maniera continuativa portate avanti. L'importante è discutere bene anche dell'aspetto economico, perché state dando tantissimo del vostro impegno, bisogna anche che qualcosa possa ritornare indietro. Tra sabato e domenica un amore, magari dal vostro passato, può ritornare. Il gemelli ha fatto un po' il birichino in quest'estate, devo dire. Quindi nel corso dell'autunno le storie d'amore devono essere maggiormente consolidate, soprattutto se tenete davvero a una persona importante. Dunque, domenica, giornata ideale per aprire il vostro cuore e far parlare anche i sentimenti. Bene, benissimo. Allora proseguiamo con il segno del toro. Il toro in questo momento vive a fatica la sfida, esatto, con gli altri. Il cielo dello scorpione, a breve passeranno queste opposizioni, è pesante per le questioni collaborative, di forma fisica. Il toro, quando non è sereno, diventa elettrico, diventa nervosissimo. In questo momento la luna, nel segno appunto del toro, in opposizione a Venere e Mercurio, crea polemiche proprio nel campo lavorativo, o comunque vi ostacola, volete fare un qualcosa di diverso, non ve lo fanno fare, e questo può essere uno stimolo in più sicuramente a vincere, a ottenere un bellissimo successo, ma nel contempo al momento potreste sentirvi un pochino limitati. Comunque le giornate migliori arrivano durante il weekend, sabato e domenica, la luna passerà in gemelli, voglia di stare in famiglia, voglia di ottenere anche conferme dai figli o dalle persone che sono intorno a voi. Il toro quando è stanco verifica, quindi diventa molto generale anche tra le mura domestiche. L'amore sta tornando passionale, c'è una bella gelosia che per il toro significa che ovviamente tiene a quella determinata persona. Bene, adesso è il momento, no, ero molto attenta. Adesso passiamo al all'acquario. Il segno di Mary, il segno dell'acquario, il segno trasformista per eccellenza. A volte alcune persone quasi non vi riconoscono perché magari vi abbigliate, vi sistemate in una determinata maniera, dite delle cose molto individualistiche. Siete un segno che va fuori dal coro, vi piace. Questo però è un momento un po' particolare perché Marte è ancora nel vostro segno, cari amici dell'acquario, porta una certa instabilità nella vita affettiva, porta il fatto che volete conferme da una certa persona che magari vi sta a cuore, ma queste conferme potrebbero non arrivare oppure la persona del vostro cuore è lontana. Migliora però nel weekend, sabato e domenica, luna in gemelli, incontri, quindi le persone single devono assolutamente essere presenti, uscire fuori, farsi invitare, frequentare un po' la mondanità, perché non esiste solo l'aspetto pratico è molto ben valorizzato a breve da Giove, che entrerà nel segno del Sagittario. Quindi l'acquario, che ha lavorato in maniera molto dura all'inizio del 2018, magari in un'impresa individuale, in un qualcosa che ha dovuto portare avanti con fatica da solo, in questa parte finale del 2018, a partire poi proprio dalla prossima settimana, e lo vedremo assieme, avrà tutte le carte in regola per ottenere dei successi e delle conferme in quello che sa fare, ovvero comunicare con gli altri. L'acquario è un comunicatore, quindi tra sabato e domenica portate avanti questa vostra creatività, ma soprattutto dimenticate i torti che ci sono stati. Comunque voi siete rimasti in piedi e questa è la cosa più importante. Che ne Va pensi? Bene, Mirella. Eh sì, devo dimenticare i torti subiti, è un po' difficile perché io non dimentico. Ma lo farò. Non dimentichi, però in questo momento magari è importante, no, essere comunque sorridente
i denti e andare avanti nella propria progettualità. L'acquario ha un progetto grandioso da dover per forza portare avanti ed eseguire in questo momento. Bene, intanto ringraziamo Pierluca che ci porta il caffè, il nostro chef, grazie. Se volete accomodarvi, accomodatevi. E intanto noi andiamo avanti con il nostro segno. Con il nostro segno, gli amici dello scorpione, lo scorpione. Stanchezza in questo weekend. Ci sono state delle turbolenze all'inizio settimana, alcuni problemi a livello di forma fisica. Lo scorpione quando si sente bersagliato si chiude, non racconta nulla di sé, è molto riservato, specialmente l'uomo, però magari traspare questo dallo sguardo, dagli occhi, c'è una stanchezza oggettiva, di fondo, che va un pochino moderata. Sicuramente migliora in questo weekend, la luna in gemelli si sposta quindi in un settore collaborativo delle amicizie, ma anche del relax e della cura di voi stessi. Oggi è un po' una sfida tra voi e il mondo esterno. Un mondo che spesso lo scorpione tende a non comprendere più in questo momento, perché ci sono persone che lo provocano quasi per il gusto di provocare. Non bisogna rispondere, soprattutto oggi ancora questa luna opposta in famiglia crea diverbi. Possono esserci dei battibecchi, questioni organizzative, non tutto va e non tutto vi viene raccontato nella maniera giusta. Cercate di voi stessi essere un pochino più rilassati. Sicuramente tanti pianeti nel segno dello scorpione portano il fatto che avete bisogno di distaccarvi anche da un contesto lavorativo un po' pesante. Avete dato tantissimo nell'ultimo periodo, questo è il momento di farvi un applauso, essere contenti. Giove è ancora nel segno, ha portato comunque soddisfazioni. Domenica sera cercate magari di fare un del sano shopping. Lo so che lo scorpione spesso non piace molto spendere, o comunque lo trova magari una perdita di tempo, ma c'è bisogno un po' di curare la vostra immagine e quello appunto che andate a comunicare verso gli altri. Bene, benissimo. Andiamo insieme a fare un po' di shopping. Riposo e shopping con Mary. Ok, perfetto. Lei ama fare shopping, l'acquario ama. Come tutte le donne. Acquario? Acquario. L'acquario è lei. L'acquario. Scusa, allora, dicevi. No, dicevo, mi hai preceduto sul fatto che tutte le donne vogliono fare shopping, diciamo che le donne vogliono più fare shopping che mangiare, cioè la loro esigenza primaria è shopping. Sì, prima è shopping. Una donna del toro magari ama anche la buona tavola. Anche. Ma prima generale, shopping, poi lui si respira, poi si mangia e tutto ciò che... Ciro Giustinieri. Ma bravo! Benissimo. E andiamo adesso avanti con la bilancia. La bilancia in questo momento, Venere a breve rientrerà nel vostro segno e darà una grande conferma del vostro valore anche a livello affettivo. Momento di verifica, la settimana è stata abbastanza tesa, no? Nei rapporti di parenti, di amicizie, verifiche importanti. La bilancia finalmente sa come muoversi, ha necessità però di recuperare più fiducia in se stessa e soprattutto portare avanti un progetto individuale che Giove in Sagittario incrementerà. Chiaramente i pianeti in quadratura dal Capricorno vi fanno sì che le collaborazioni possono risultare parecchio pesanti, soprattutto se non siete voi a doverle gestire. Questo è un fine settimana da dedicare a voi stessi, al relax, alla famiglia, ma soprattutto anche al fatto che state riscrivendo un capitolo diverso della vostra vita. Ricordate, inizio anno ci sono state collaborazioni pesanti, alcune persone addirittura si sono allontanati da un contesto lavorativo che non era più idoneo per loro. Questo è il momento di credere che quelle scelte che avete fatto in precedenza adesso saranno appunto valorizzate. Quindi tra oggi e domani, giornate adatte per frequentare persone che possono aiutarvi anche nel vostro lavoro, mentre da domenica pomeriggio la luna, molto bella nel segno dei gemelli, porta un po' di sconquassamento in casa. Magari invitate persone, ci sono parenti che vi vengono a trovare o comunque persone che possono, ripeto, aiutarvi a fare quello che desiderate davvero nella vita. La forma fisica va un pochino rivista perché vi siete stressati tantissimo con questo Marte nel segno dell'acquario. Quando vi spostate cercate di coprire bene la gola, le orecchie, perché sono punti delicati in questo momento del periodo, esatto, e soprattutto in amore, che è un grande cruccio di tutti i nati della bilancia. In questo momento c'è davvero un rapporto che si sta consolidando in maniera molto positiva, quindi amore soprattutto domenica nel pomeriggio in serata. Ma che bello però, beati loro. Beati loro, il signor della bilancia, sì, si sta riprendendo ed era anche ora. Era
oserei dire. Fantastico, bene Mirella, grazie. Noi seguiremo sicuramente grazie i tuoi voi. Consigli, poi ci rivedremo lunedì per l'oroscopo della settimana. Certo. Tu Ciro rimani ancora con noi, andiamo Mary al piano dove ci aspetta Marco Armani per la sua classifica personale, le canzoni scelte dal maestro. E quindi siamo in testa alla classifica. Siamo quasi in vetta. Al secondo posto, sì, ho scelto una canzone di un decennio degli anni 90, di un grandissimo cantautore italiano che è Pino Daniele. La canzone è Yes I Know My Way, e la vorrei dedicare al nostro Ciro. Ciro, come no? Che è un napoletano doc. E anche a tutti i napoletani che ci seguono. E a tutti i napoletani, certo. Allora, la cantiamo insieme? Sì. Yes, I know my way, ma non ha tu mai portato tu. Yes, I know my way, ma non mi ha fatto più, ma non mi ha fatto più. Tu vai ritte e resta per, ma tu va tanti sparer. Yes, I know my way. E vuoi messaggi, ma chi me crede? Yes, I know my way. Ma tu non puoi venire, ma tu non puoi venire. I marisi che sul se vale la pena tentare. Ah, ma che mo fa fa? Niente fa così, non dare a nessuno, fate tuoi ma già soffri a caccia con re. Niente fa così, niente creatura sol, perché non sapea dove fa fredda, dove fa più calora. Ma oui, insieme. È difficile. Yes, I know my way. Yes, I know my way. Ultimo. Yes, I know my way. Bravo, grande Marco Armani, fantastico, dedicata a Ciro Giustiniani che tra poco sarà di nuovo con noi, buon pomeriggio. E a tutti i napoletani. E a tutti i napoletani. Numero uno della classifica del nostro Marco. Numero uno, c'è una canzone a cui sono molto, molto, molto legato. Qual è questa? Aspetta. Sì. Voglio una vita maleducata. Di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci incontreremo come le sta, avere del whisky a Roxy Bar. O forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso verso i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella del film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Ma
Magnifica interpretazione di Vita Spericolata. Grazie. Del nostro Marco Armani. Grazie. Bravissimo, complimenti. Tra poco la cucina, ci sarà anche l'assaggio. Certo. State con noi un minutino e torniamo. Siamo qui. Bella, l'hai fatta proprio benissimo.